Per la gara di ritorno dei play-out, il Futsal Urbino perde in casa contro l'Acli San Giuseppe Iesi per 7-5, avendo compromesso la stagione regolare di Serie B. All'andata era finita 11-6, quindi l'Urbino avrebbe dovuto vincere con 5 gol di scarto, addirittura ha perso con 2 reti di differenza, e quindi il Futsal Paura Urbino torna purtroppo nel campionato regionale di Serie C1, mentre l'Acli San Giuseppe Iesi rimane nella Serie Cadetta. Siamo con Mister Barnesi del Futsal Paura Urbino. Ovviamente siamo all'epilogo di questa stagione, una retrocessione che forse all'inizio sembrava poter non essere così netta. Ma decisamente, all'inizio nessuno parte per retrocedere, eravamo partiti con abbastanza ambiziosi e vogliosi di far bene, ma ci siamo scontrati comunque in un girone molto, molto difficile, quindi un po' per appunto il girone, un po' per nostri demeriti è finita purtroppo così. Abbiamo visto molto spesso qui in casa partite giocate bene e poi per errori forse un po' troppo elementari in difesa perdere partite che sembravano già vinte. Ma purtroppo è stato il nostro motivo comune, diciamo, di tutte le di gran parte delle nostre partite, avere dei blackout, e in questo sport avere dei blackout è deleterio. Non parlo della partita di oggi, perché la partita di oggi andava giocata ed esclusivamente all'attacco e quindi rischiando qualcosa, e è finita così. Complimenti a Iesi. Chiaramente, parlando dell'andata dei play-out, un 11-6 che già non vi ha lasciato tanta speranza. Sì, diciamo che i play-out li abbiamo compromessi sabato scorso a Iesi, e la partita di oggi abbiamo cercato di rischiarcela e non è andata bene, ma comunque volevo ringraziare tutti i componenti della mia squadra per la stagione che hanno fatto, per il loro impegno, la loro professionalità, e quindi nello sport ci sono le vittorie e le sconfitte, è giusto rialzare la testa.